Oggi andiamo avanti sempre con la seduta di Tina del capitolo numero 8 ed eravamo arrivati al punto in cui aveva visto perché aveva fatto quell'esperienza. E qui Dolores continua dicendo: quindi la legge del karma, della causa ed effetto, non è qualcosa di strettamente umano che si sperimenta solo qui sulla Terra, ha un campo ben più ampio. È una legge che include pianeti e universi, si applica anche agli esseri il cui potere va oltre la nostra immaginazione e le nostre supposizioni. Niente e nessuno ne è immune. Ciò che va è ciò che ritorna. Si deve sperimentare cosa vuol dire essere dall'altra parte di ciò che creiamo o che causiamo agli altri di sperimentare. A proposito, c'è molto a cui pensare. Se comprendessimo veramente questa legge, quanto migliore e umano sarebbe il mondo, se solo la comprendessimo. Non ci sarebbe alcun giudizio o pregiudizio, perché sapremmo che se giudicassimo troppo duramente o avessimo dei pregiudizi, verremmo spinti a ritornare nella forma di ciò per cui avevamo un pregiudizio. In che altro modo si può imparare la lezione? Dobbiamo sperimentare come essere su entrambi i lati della moneta. Se questa legge fosse veramente riconosciuta e messa in pratica, non ci sarebbe guerre o violenze e il paradiso sulla terra diverrebbe una realtà. E beh, qui veramente c'è da dire che la legge del karma funziona davvero. La legge della causa ed effetto funziona davvero. E come avete visto, se non si paga in questa vita, si paga nella prossima e non ci si scappa, non ci sono scappatoie. Se fai una cosa a un altro essere umano o un altro essere vivente, quella cosa la subirai anche tu per vedere come ci si sente. Andiamo avanti a vedere cosa ci dice Tina. Non richiede alcuno sforzo, loro però lo fanno senza pensare. Lo fanno senza pensare se sia positivo o negativo, è solo ciò che gli viene in mente, qualsiasi cosa vogliono e qualsiasi cosa gli porti beneficio. È quasi come sporcare l'universo, creano spazzatura, non pensano di farlo, stanno solo facendo quello che vogliono, senza alcuna minima considerazione agli effetti che hanno. Non si rendono conto che queste altre cosine che stanno creando avevano vita o coscienza, proprio come quell'essere enorme. Anche voi siete concentrati solo su voi stessi, non c'è consapevolezza. Non si può essere troppo severi con questi esseri enormi perché non stanno facendo niente di buono, ma non conoscono nient'altro. Questo è tutto ciò che fanno. Sono così egoisticamente coinvolti in se stessi che non hanno alcuna consapevolezza di come stiano danneggiando qualcosa o qualcun altro. Non penso che sia mai entrato nella loro testa. Nonostante ciò, il karma andrà ripagato. Come hai lasciato la vita di quel grande essere per entrare in quella piccola coscienza? Nella forma di quel grande essere c'è molto più controllo a livello cosciente. Avevo deciso che avevo finito di essere quell'essere enorme, è come se me ne fossi stancato. Così decisi di lasciare quella forma d'essere. Basta decidere di farlo ed è finita. Ma a quel punto vai altrove per decidere cosa fare la prossima volta. Ti hanno dato consiglio qualcuno? C'è stata una sorta di decisione di gruppo. Sono andata da qualche parte e ne ho parlato con un gruppo di altre coscienze. Allora ho deciso di andare lì. Quindi volevi sperimentare l'altro lato di ciò che stavi facendo, che non è stato così divertente. No, tutta sta cosa è piuttosto bizzarra, perché non si conosce altro a parte ciò che conosci in quella particolare incarnazione, essere qualsiasi esso sia. Non so nemmeno come chiamarli, quindi quando finisce vai altrove e la osservi. C'è una discussione, non è quasi automatico. È così, ha fatto questo e quello, quindi tutti siamo d'accordo. Di conseguenza,
fai quest'altra cosa. Non è che manca il libero arbitrio, ma c'è molta più chiarezza in quest'altro luogo. Questo luogo nel mezzo è così espanso e così chiaro, ha molto senso che tu vada altrove. E quindi, bam, onomatopeico, vai a finire altrove, in confronto a quel luogo di chiarezza è molto più ristretto, perché non si ha la stessa conoscenza. L'altra conoscenza è come se sfumasse. Benissimo, torniamo al punto in cui finalmente riesci ad uscire e ti stai allontanando. Quando, dopo aver finito di essere un piccolo robot, sì, dopo che te ne sei andata, mi allontano da lì. Inizialmente mi allontano lentamente. Più mi allontanavo da lì, più mi sembrava di spostarmi a grande velocità, sempre più veloce, velocissima, finché non era automatico. È quasi come se fossi risucchiata attraverso un tubo sotto vuoto o qualcosa del genere. Sto andando in questo luogo di mezzo. Forse sto parlando troppo e sto tirando troppe conclusioni da questa esperienza, ma ho l'impressione che si vada avanti e indietro. Dall'essere in qualcosa al non essere in qualcosa, o puoi ancora essere qualcosa. Quindi vengo attirato attraverso un vuoto a questo luogo dove c'è una decisione di gruppo. Ma mentre osservi questa esperienza, riesci a imparare qualcosa? C'era forse un qualche scopo? Penso di aver imparato ad essere gentile. Bisogna essere responsabili. Questo l'ho proprio imparato. Riesco a vedere che è stato davvero orribile essere questa cosina da cui ho preso delle vite. Da questo ho imparato che bisogna essere molto responsabili per le proprie azioni. Che le tue azioni hanno ramificazioni incredibili. Ma l'altra cosa della quale ho avuto solo uno spunto in questa vita è che c'è molta più coscienza in ogni cosa, ovunque, qui e là. Tina riesce a capirla e c'è qualche insegnamento a proposito, anche se vedo che la coscienza era stata installata meccanicamente in quel robot. Quello che ho imparato da quel robot è come se fosse stato scritto sulla mia fronte con il neo. E che ogni cosa ha coscienza, ogni cosa è cosciente. Adesso nella forma di Tina dovrei imparare da quell'esperienza a comprendere e non dimenticare che ogni cosa è cosciente, che questa coperta, questo microfono, questo letto, ogni cosa ha coscienza. E fece un respiro profondo. Wow, che bello questo! Mi ricorda una cosa che ho letto di recente da un libro di metafisica, in cui a un certo punto l'autrice spiega che una formica, anche se fa parte di una coscienza di gruppo, lo sapete che gli animali non hanno una coscienza individuale come noi, hanno una coscienza di gruppo. Quindi questa autrice spiegava in questo libro che una formica è un essere umano in potenziale, che quelle cose le abbiamo fatte anche noi. Abbiamo provato tutte queste forme per capire, per evolverci. Quindi è molto interessante capire che bisogna aver rispetto di ogni cosa, di qualsiasi essere, vivo o non, di qualsiasi cosa. È pazzesco. Tutto ha la coscienza, perché tutto è una cosa sola. Questa luce che si cristallizza, luce liquida che si cristallizza in queste forme, qualsiasi forma prenda. Pensate, è pazzesco. Ti Dolores qui continua dicendo: abbiamo la tendenza di credere che qualcosa di materiale fatto a mano non ne abbia. Ma non è così, e se Tina imparerà qualcosa, la cosa più importante è di non dimenticare che ogni cosa è cosciente. Lei può aiutare altre persone a ricordarlo, ma lei deve semplicemente ricordare di onorare la coscienza in assolutamente ogni cosa. Per lei è assoluto. Non c'è alcun... Qual è lo scopo della sua vita? Nulla del genere, per niente.
ma per il resto del tempo che passerà su questo pianeta Terra deve essere quanto più in armonia possibile, realizzando e rispettando e riconoscendo la coscienza in ogni cosa. In antichità questo la gente lo sapeva. Nella vita quotidiana, rispettando la coscienza del fuoco, la coscienza della tua pentola da cucina, del cibo che stai mangiando, c'è coscienza in ogni cosa, assolutamente in ogni cosa. C'è coscienza in ogni cosa animata ed inanimata, in questo universo, in questa realtà e in ogni altra realtà. È coscienza alla base. E qui mi viene in mente una cosa. Mi viene in mente ciò che ho letto di recente, di questa zuppa primordiale, che noi siamo come in questo brodo divino. Questo vuol dire che dobbiamo sperimentare tutte queste cose? Non dobbiamo sperimentare tutte queste cose, anche se ne sperimentiamo la maggior parte e ovunque. Ma per Tina in questa vita si tratta di rispettare e riconoscere la coscienza in questo verissimo mondo fisico. Non è necessariamente importante per lei essere in contatto con altre vite passate, altre realtà. Quelle ci sono tutte e quelle sono tutte esperienze che ha avuto ed avrà moltitudini di volte, se vogliamo considerarlo in termini temporali. Non importa, lei è tutto questo. Noi siamo tutto questo. Le differenze sono insignificanti. Tutti questi esseri, queste realtà, sono molto piccole, sono solo onde sulla superficie, sono cambiamenti di colore, sono insignificanti. Ma conoscete la nostra curiosità? Vogliamo conoscere le esperienze che abbiamo avuto. Questo è normale e va anche bene, infatti è un bene che Tina abbia iniziato a ricercare queste cose adesso. Per lei essere in armonia significa riconoscere che questa coscienza prevale ogni cosa. È la coscienza che è sostanza, l'unica sostanza. La gioia nella sua vita, l'armonia nella sua vita, non è nel fare una cosa particolare o conoscere una cosa particolare o essere una certa persona, ma piuttosto di riconoscere che la coscienza è la sostanza di ogni cosa. È come in quella vita, quando era quella piccola cosina robotica, la cosa più dolorosa per il suo cuore, la cosa assolutamente più difficile da sopportare, perfino oltre alla solitudine, era la mancanza di rispetto e riconoscimento, non essere riconosciuta come coscienza. Quindi fa parte del suo lavoro, se così vogliamo chiamarlo, riconoscere che c'è coscienza ovunque, permettere che questa sia il suo pensiero cosciente. Il lavoro che ha fatto finora, la maggior parte di ciò che stai descrivendo, verrebbe classificato come elementale, separandolo dalla coscienza che è in piante, animali e esseri umani, solo pura energia. Puoi chiamarlo elementale, energia basilare. Forse stiamo parlando della stessa cosa. Se guardi un elementale riesci a riconoscere l'elementale in queste cose. Ma di solito quando parliamo di elementali stiamo parlando della natura e più di preciso parliamo delle sostanze organiche. Ma guardiamo qui a cosa abbiamo fatto su questo pianeta. Siamo in questa razza tecnologica. Ciò che dobbiamo realizzare è che la tecnologia ha una coscienza. Le cose che sono prodotte hanno una coscienza. Il nostro caffè di Starbucks ha una coscienza. Ogni cosa ha il suo posto, ma si tratta di riconoscere l'elementare, riconoscere la coscienza, la vita in questo. Non c'è nulla di male nel bere il caffè, ma riconosci la sua coscienza e ringraziarla per essere e per essere disponibile. Apprezzare la casa che ti protegge, apprezzare il letto che ci sostiene, riconoscere che lì c'è al suo livello una coscienza reale, a modo suo, non nel modo in cui di solito parliamo di qualcosa che è vivo, ma viene portato alla vita, che noi, a modo nostro qui sulla Terra, proprio come quegli esseri che stanno cercando ogni cosa,
creiamo ogni tipo di cosa. Produciamo delle cose, creiamo gioielli, creiamo il cibo, creiamo radio e aeroplani e auto, riconoscendo che dopo averle create ha un suo collettivo, una sua coscienza individuale che esiste, con cui ci si può comunicare, che ha una sua quantità di consapevolezza ed è lì, solo riconoscendola come lei avrebbe apprezzato essere riconosciuta e rispettata in quell'altra vita. Questo significa essere in armonia. Wow, questo mi ricorda questo tipo, questo giapponese che seguo, che non mi ricordo sinceramente il nome adesso. E lui sta parlando, insegna insomma la legge dell'attrazione universale da un altro punto di vista. E praticamente parla tanto di soldi, come fare a tirare i soldi e così via, insomma. Più o meno a un certo punto dice che lui, quando va a comprare un caffè o qualsiasi cosa, lui parla con i soldi e fa questa specie di mantra mentale e dice ai soldi: arigato, arrivederci, porta i tuoi amici la prossima volta, e grazie per il tuo servizio, vai, sii libero e portami i tuoi amici. È molto interessante questo, vedete che ogni cosa che le persone dicono, quando capisci il senso profondo delle cose, allora gli dai l'importanza che deve avere. Ma se non conosci, sei ignorante, ignori quella cosa, cosa dici magari stupidamente giudicando? Ma tu pensa, sta parlando con un pezzo di carta. Invece non è così, perché ci sono tante persone che dei soldi parlano male e purtroppo o per fortuna ci servono per fare una vita migliore. Allora, se tu odi una cosa e credi che sia la radice di ogni male, secondo te quella cosa viene con te? Viene da te? La attiri? No, perché hai una credenza forte e non gli dai valore. Quindi, se io dovessi uscire con te, che sono soldi, e tu Gina non mi dai nessun valore, io non uscirei mai con te, giusto? Allora andiamo avanti. Credo che stiamo parlando di personalità umana, coscienza umana. Questo significa che c'è un'anima umana. Forse non mi sto esprimendo correttamente. È stata un letto o delle sedie, cose del genere, al suo livello più elementale, non come usavi tu la parola elementale, ma nel suo livello basilare più elementale. È tutta una coscienza e quindi a volte si separa e potrebbe essere una sedia, potrebbe essere un robot, potrebbe essere un umano, potrebbe essere un angelo. È tutto la stessa cosa, è tutto la stessa cosa, è tutto un gioco. Metti tutto in gioco e poi una cosa tira l'altra e uno finisce per fare questa esperienza di questa cosa e l'esperienza di quella cosa. Ma quella coscienza umana a livello più basilare, più raffinato, è tutto uno. Ho portato la gente a vite in cui erano piante e animali, ma non pensavo a qualcosa di costruito, prodotto, creato, come a qualcosa che avesse la stessa coscienza. Ma è così. Dal punto di vista in cui mi trovo, forse non ha molta coscienza. Sembra esserci più coscienza imbevuta in certe cose che in altre, ma in ogni cosa, a livello fisico, c'è un elemento di coscienza. È pazzesca questa cosa, perché proprio adesso di recente mi è stato detto che praticamente tutto è la stessa cosa, è la stessa energia dei soldi, la stessa energia della casa, la stessa energia della macchina che voglio, la stessa energia della, che ne so io, l'abito che voglio, piuttosto tutto è la stessa energia. L'unica cosa che cambia è il modello di arrangiamento di quelle molecole, ma sono le stesse. Praticamente mi è stato fatto questo esempio. Hai presente i pezzettini di Lego? Ecco, ammettiamo che hai 10.000 pezzettini di Lego.
tutti dallo stesso colore e con quelli costruisci tutto. È la stessa cosa, il nostro corpo, le cose che abbiamo, ogni cosa è fatta della stessa materia, della stessa energia. L'unica cosa che cambia è l'arrangiamento molecolare o il pattern, il modello di pensiero, il modello. Ok? L'unica cosa che cambia. Mi spiego? Questo è un modo diverso di vedere le cose. Un'altra cosa di cui devi essere consapevole è il significato della creazione. Essere consapevole che stiamo costantemente creando qualcosa di più permanente, qualcosa di meno effimero. Mentre creiamo, ogni parola che diciamo, ogni azione che facciamo su questo pianeta ha un effetto. E quando partecipiamo in comportamenti rituali a causa del livello di coscienza che portiamo, può avere un effetto maggiore, portare certe cose in altre realtà, al di là della realtà fisica. Grazie all'interazione, forse porta una maggiore efficienza, una maggiore realtà. E questa conoscenza che quando parliamo casualmente abbiamo un qualche effetto e creiamo qualche effetto a catena nella realtà della coscienza fisica. Sentite questa, più forte uno parla e più forte è la coscienza. Maggiore è l'interazione con grandi numeri, più forte può essere l'effetto a catena e più a lungo può durare. Quindi per questa ragione è molto importante fare attenzione a ciò che si fa. Essere più consapevoli di ciò che facciamo e diciamo? Sì, perché ha un effetto e quando parliamo casualmente l'effetto è casuale, ma quando parliamo con intenzione, quando parliamo con forza, consapevolezza ed emozione, l'intento e l'effetto è maggiore. E come sappiamo, ogni causa ha un effetto. È semplice, succede, è automatico, è la regola dell'universo. C'è causa e c'è effetto, quindi è saggio parlare ed agire con consapevolezza. E qui Dolores dice: chiesi il permesso di utilizzare questo materiale nel mio lavoro perché metto tutto insieme come pezzettini di puzzle. Assolutamente, non c'è assolutamente alcun problema per quello. Presumo di parlare con il subconscio di Tina, questo è il nome che gli ho dato, puoi chiamarlo così. Presumo che sia così, perché ci parlo sempre. E su questo hai ragione, Dolores, io sono quell'uno, siamo tutti quello. Parli attraverso tutti coloro con cui lavoro? Assolutamente, ci presentiamo in diversi vesti. Anche noi a volte indossiamo qualcosa come una maschera, ci mettiamo una pelle. Ma siamo tutti uguali e ti benediciamo con il tuo lavoro. Io mi fermerei qui e domani partiamo da qui con un'altra storia. Ciao a tutti, a domani.